Da Roma Mario Figone, una settimana da ricordare, questa che si è appena conclusa, che ha vissuto un'incredibile altalena di notizie, annunci, disannunci, fallimenti, dimissioni, fino all'incarico al giovane Letta, come viene amabilmente definito qui a Roma, in piazza Montecitorio e lì vicino, per distinguerlo, ovviamente, per distinguere Enrico Letta dal Letta Senior, dal Letta più anziano, che è il consigliere più vicino e più ascoltato di Silvio Berlusconi attraverso i decenni. Come ha detto recentemente, poche ore fa, un collega della TV tedesca ZDF, Letta, ovvero compri uno e ne prendi due, e ridacchiava. Effettivamente c'è l'ombra di un possibile insider trading familiare e infrapolitico in questo curioso governissimo che sta nascendo per volere e per disperazione anche delle forze politiche, che nella scorsa settimana si sono bruciate in una sorta di partita a scacchi disperata tutte le vie d'uscita, non solo bruciando candidati ma anche trafficando a mezzo livello, molto di più di quello che è stato raccontato dalle grandi TV, che per ragioni editoriali devono tenere una linea poco confidenziale ed ufficiale, fino ad arrivare alla conferma di Napolitano, che in qualche modo è l'unica figura che può riuscire a mediare tra le spinte che sono rinate, le spinte conflittuali, perché anche in queste ore di consultazioni in realtà accade che ognuno dei partecipanti a questo presunto governissimo, a questa grossa coalizione italiana, alzi il prezzo, perché, come ha detto molto velocemente un autista di una famosa auto blu di un famoso ex ministro, purtroppo qua ci sono più culi che sedie. E con questa chiusa volgare, se volete, ma molto realistica, da Roma vi saluto, fino alla prossima corrispondenza. Mario Figone.